Una nuova destinazione d'uso per il cantiere abbandonato dell'ex Maddalena. Il candidato del centrodestra Roberto Di Piazza ha lanciato alcune anticipazioni riguardo il futuro del cratere di Via dell'Istria, senza sbilanciarsi troppo, ma paventando dei risvolti positivi. Andare a ricomprarsi un terreno che non è più è dei privati, dove sono state costruite in alto per fortuna delle palazzine dell'Ater, dove comunque adesso vi comunico che a breve ripartirà con un altro interesse di un'altra catena commerciale. La famosa piscina che si trova in questo momento abbandonata dalla Carrefour. Allora sto dicendo, ma di cosa parliamo se non abbiamo disponibilità dell'area? È come dire, voglio fare una casa lì, ma la proprietà è di un altro. In questa zona ex Maddalena c'è una manifestazione di interesse che lei ha conosciuto? Stiamo lavorando, perché il mio settore, dopo il disastro che è scappato alla Carrefour e che eccetera, stiamo lavorando per vedere di completare quell'opera in toni minori. Adesso prendiamo atto di questo, adesso arriverà una soluzione anche a quel centro lì. Ma c'è già qualche interessato? Certo. L'occasione per entrare in argomento è arrivata dopo una discussione con un telespettatore circa lo spostamento del burlo a Cattinara. E chi ha fatto Cattinara era un cretino, perché abbiamo la bora a Trieste, hanno messo il Cattinara nel posto dove c'era più bora. Concordo con lei, ma non possiamo ormai ritornare indietro e mettere le mine dappertutto. Uno deve incatenarsi davanti, il sindaco deve incatenarsi, andare lì e dire io voglio i 5 milioni per il burlo. Di Piazza ha infine ribadito come l'esigenza dal canto suo sia quella di pensare in prima battuta ai triestini. Ma non staremo mica scherzando, bisogna dire veramente prima i triestini, prima gli italiani e dopo, se ci avanzeranno delle risorse, ci occuperemo anche del resto del mondo, perché non possiamo occuparci di tutti.